ora che ho preso una persona degli amanti, possiamo rispondere a Dannettina. Che si fa oggi? Non riesco a non fare nulla. Sto facendo shopping nel centro commerciale sotterraneo di Shibuya ora. Fammi sapere se succede qualcosa. Per un altro po' rimarrò a Shibuya. Lady Anne non è ancora andata a casa. Ok, andiamo subito da lei. Oh, certo, ok. Oh, certo, che cosa? Di tutte le risposte era la più strana. E ora aspettiamo, l'attesa mi sta uccidendo. Rafforzare il mio cuore si sta rivelando più duro del previsto. Potremmo riprendere il discorso. Sento di potermi avvicinare, ok? Cosa ne pensi? Volevo vedere a che punto siamo arrivati. Siamo al rango 3, ok, quindi il prossimo è al rango 4. Ok, usciamo con lei. Allora torniamo al parco Inokashira, parleremo lì. Visto? Ci stiamo tornando, come vi avevo detto alla fine. Oh, guarda quelle anatre laggiù. Devono essere una famiglia, probabilmente. Questo posto è davvero fantastico. Non è neanche tanto lontano da Shibuya, eppure l'atmosfera è totalmente diversa. Eh già. Com'è strana Tokyo, stavo per dire com'è andata. È piena zeppa di persone, negozi e locali, eppure ci sono anche parchi con le anatre. Ha tutto, ma io non riesco a capirla. A essere sinceri, mi fa anche un po' paura. Ma come? Effettivamente però, ti capisco, so cosa intendi. Io vengo dalla campagna. Ah già, tu ti sei appena trasferito, Phoenix. Eh già, anche tu non sei di qua. Quando mi sono trasferita è stata molto dura per me adattarmi. C'è una tale folla in giro e tutti camminano spediti, come fossero arrabbiati o qualcosa del genere. È una metropoli. Anche a scuola, ero sempre la straniera. Nessuno mi conosceva, ma tutti spettegolavano su di me. Ti capisco. Ho pensato che il problema fosse il mio aspetto. Volevo tingermi i capelli per averli neri anch'io. No, stai bene, bionda. E allora che ho conosciuto Shio. E la prima cosa che ha detto è stata: Takamaki-san, disegni di... Da schifo, sto facendo di merda. È stato davvero divertente. Ho pensato, mi sta prendendo in giro come tutti gli altri. Ma non era così. Secondo lei i miei disegni erano così brutti che non poteva non dirmelo. Crudele, vero? Abbastanza. Comunque, quella è stata la prima volta che qualcuno si è rivolto a me senza accennare al mio aspetto. Dopodiché ci siamo conosciute meglio. E da allora Shio è la mia migliore amica. Oh, che carucce. Ma non è per questo che siamo qui. C'è una cosa che volevo dirti. Dimmela allora. Ricordi cosa ti ho detto l'ultima volta che siamo venuti qui? L'anime che guardavo sempre, quello con la ladra. Mi è venuta un'idea. Spara, dimmi. Ti lascerò di stucco. Ebbene, in quel genere di storie i cattivi non pensano ad altro che a dominare il mondo. E anche se ogni volta vengono sconfitti dall'eroe non si arrendono mai. Il Team Rocket è di turno. Questo significa che i loro cuori devono essere molto forti. O che i disegnatori sostanzialmente li disegnano in modo tale da farlo. Ecco perché da adesso in avanti li prenderò a modello e cercherò di imparare da loro. Essere cattiva? Vero? Perciò ho deciso che... Che? Voglio recitare nei film d'azione. Buona fortuna allora. Già fai da modella, potresti farcela. Grazie, il tuo sostegno mi è davvero d'aiuto. Non è che stessimo proprio sostenendo, però... Bene, questo sarà il mio obiettivo ultimo. Sai, finora non avevo mai realmente pensato a cosa fare nella vita. Ma ora ho un obiettivo. E lo devo solo al tempo trascorso a parlare con te, Phoenix. Grazie. Grazie a te di non avermi cacciato quella volta che ti ho seguito in stazione. Avresti potuto farlo e nessuno ti avrebbe detto niente. Tecnica sexy, chance di catturare l'attenzione del nemico. Utile sì e no. Non ho mai capito se funziona solo con quelli che sembrano maschi o funziona a caso in realtà. Beh, se voglio recitare nei film d'azione devo lavorare sulle mie mosse. Chissà quanti addominali devo fare. Aspetta, Ryuji diceva di conoscere una buona palestra. Chiederò consiglio a lui, la conosco anch'io, vuoi che ti ci porto? Ah, e devo anche dire a Shio che ora ho un nuovo obiettivo. Sarà sicuramente felicissima di saperlo. Ah beh, giustamente. Non ho letto. Tanto era forza, andiamo comunque. Pam pam. Ehi, oh ehi, sei libero per parlare adesso? Abbiamo parlato 2 minuti fa. Beh, mi piace pensare che sono piuttosto atletica. Insomma, non odio fare esercizio. Ma quella corsa fino alla stazione mi ha distrutto. Forse oltre al cuore dovrei rafforzare anche il mio corpo. Vero. Fai qualcosa per allenarti? Sì, in soffitta ho quasi distrutto una trave. Sai com'è? Porto Morgana nella borsa io.
fa parte del tuo allenamento, è incredibile. Voglio dire, non mi sembri mai stanco. Chissà quanto pesa Mona. Mangia scatolette di tonno economica, tranquilla. Magari la prossima volta proverò a portarlo nella mia borsa. Puoi farlo, tanto. Ok, prima devo trovare l'allenamento più adatto a me. Per ora farò delle ripetizioni con una bottiglia d'acqua. Cosa? Ne ho già bevuta mezza, ma meglio di niente, no? Beh, ci vediamo. Ripetizioni con la bottiglia d'acqua? What? Non l'ho capita. Scusami. Nessuno ha bisogno di una mano stasera? Oh, incredibile. Allora, vediamo direttamente sulla mappa. Forse Iwai, eh? Forse Iwai. Ah no, Central Street è Mishima. Ah, beh, potrebbe essere un'idea. Al negozio di soft air nessuno, quindi... Sì, mi sa che l'unico è Mishima stasera. Se in realtà poi non ha bisogno di niente, andiamo in palestra. Oh, ti sei occupato di quelle richieste, grazie. Oh sì, come vostro rappresentante d'immagine ho pensato che dovrei aiutarvi anche in altri modi. Hai un po' di tempo oggi? Potrebbe essere una buona occasione. Allora, hai intenzione... Che intenzioni hai? Vuoi incontrare Mishima? Il mio rapporto? Beh, siamo al livello 2, possiamo farlo. Vediamo se ne vale la pena, Mishima, forza. Che ne dici del dinner? Avanti. Dai, sali su e andiamo a parlare, Mishima. Ah, ok. Oh, non te l'ho detto. Oggi ci incontreremo con alcuni fangirl. What? Tutti i ladri hanno delle donne speciali al loro fianco, o sbaglio? Sì, ottima idea. Già, devi rubare il cuore di una ragazza se vuoi essere chiamato ladro fantasma. Diamoci dentro. In pratica ho conosciuto alcune tipe cool sul sito e pensavo fosse carino vederci di persona. Oh, a proposito, loro sanno che siamo soltanto membri del fandom. Mi sono inventato una storia su come ci siamo imbattuti nel fansite, quindi sta al gioco. Non rovinare tutto, ok? Senti chi parla. Sputiamo il rospo. No, non diciamogli che sono un ladro fantasma, non sono Ryuji. Membri del fandom? È così che si fanno chiamare gli utenti del fansite. Merito della popolarità raggiunta dal forum. Socializzare con i propri fan è una nobile causa. E poi, ricordi che ti ho detto che ti avrei fatto pubblicità? Questo è solo il primo passo. Eh già, proprio. Eh sì. Anche se, a essere onesti, non ho mai incontrato di persona qualcuno conosciuto in rete. Spero di non fare stupidaggini. Mi sono documentato però. So che bisogna offrire un dessert alla ragazza e farsi carico del conto. Proprio. Ho letto che poi, se le cose vanno bene, potresti anche riuscire a portarle a casa. Ah, Mishima. Eh? Sarebbero dovute già essere qui da un pezzo. Pronto? Sono Mishima del fansite. Riguardo al nostro incontro, sei ancora a casa? E la tua amica? Ah, oh, sì, No, vi aspettiamo qui. Aspetta, era un annuncio quello. Giurerei di aver sentito Shibuya da un altoparlante. Sei qui vicino? Ah, no, non ti sto dando della bugiarda. Ok, va bene. Magari la prossima volta. Ci hanno dato buca. Beh, a quanto pare si sono ammalate entrambe. Sono restate a casa. Sul forum sembravano molto interessate. Eh già. Oh beh, colpa mia. Ero così preso da tutti quei nuovi post che non sono riuscito a inquadrarle bene. Non è colpa tua, ti hanno dato buca. Beh, grazie. Vabbè, va bene così. Ma a parte tutto questo, ho delle info davvero ghiotte per voi. Non vi deluderò, vi dimostrerò quanto posso essere utile alla causa dei ladri. Va bene. Mishima sembra molto motivato, anche dopo che l'hanno scaricato. E un'altra serata persa per colpa di Mishima. Altri punti esperienza. Che, vi ripeto, a me ste cose non servono. Mi basta proprio il minimo indispensabile. Però le facciamo perché giustamente. Se no non ha senso. Anche se non sarebbe dovuta andare così. Scommetto che non mi avrebbero bidonato se avessero saputo che sono amico dei veri ladri fantasma. Essere il custode della giustizia è tutt'altro che semplice, eh? Eh già. Mishima, quanto poco ne sai. Beh, torniamocene a casa. Pam pam. Oh, Star, scusa se ti ho fatto uscire per nulla, vero? Di solito la gente usa un nickname online, quindi molti di loro si scatenano nei commenti.
Pensavo che sarebbe stata una buona occasione per sentire le loro opinioni su ladri fantasma. Questo genere di cose è sempre meglio sentirle di persona, giusto? Proprio. Esatto. Vero, sapevo che l'avresti pensata così. Cavolo, avremmo potuto incontrare delle pupe da fa... Voglio dire, ottenere informazioni preziose. Eh già. Ok, torno al mio lavoro di moderatore. Credimi, andrà tutto alla grande. Ci vediamo. Buona serata anche a te, Mishima. Buona serata. Pam pam. Pam pam. Ed è passato un altro mese ed è giugno. Ecci. Mi spiace, non sono riuscita a trattenermi. Inventati qualcosa per coprirmi. E ora passiamo al notiziario, i titoli del giorno. Cuoco posta selfie nudo. Wild Dick Burger ha licenziato l'uomo coinvolto nella vicenda. Duck, porca troia, ho letto sbagliato. Wild Dick. Porca troia, va bene. I suoi colleghi sono rimasti sbalorditi vista la serietà dell'uomo sul posto di lavoro. Crimini in aumento a Shibuya. La polizia invita i cittadini a prestare attenzione alle truffe. Madarame a Tokyo. Potete acquistare i biglietti per la mostra fino al 5 giugno. Esatto, mancano solo 4 giorni. La mostra di Madarame rimarrà aperta fino al 5. Fino a questo weekend, quindi. Gli faremo vedere cos'è un risveglio del cuore. Esatto, Morgana. Aspettiamo. E vediamo. Quanto polline, scommetto che anche i Memento ne risentono. A me non interessa però. Questo è un caso specialissimo. Non è ancora apparso sul forum. Ricordate quel bullo Daisuke Takanashi a cui avete risvegliato il cuore? Beh, è saltato fuori che c'era qualcuno nell'ombra responsabile di tutto, lo so. A quanto pare Takanashi era costretto a fare tutto quello che questo tizio gli chiedeva. Ma ordinare a qualcuno di bullizzare altre persone è davvero orribile, non è vero? È proprio orribile, esatto. Vero, è del tutto inaccettabile. Questa persona sarà da qualche parte nella nostra scuola, no? Dovresti dare un'occhiata in giro. Nel frattempo io svolgerò qualche altra ricerca in segreto. Se vogliamo occuparci di questo bersaglio ci servirà il suo nome. Andiamo a indagare a scuola. Va bene, Morgana, andiamo a cercarlo. Però non lo risveglieremo subito, come sempre. Aspettiamo di avere almeno 2 richieste. Morgana nella borsa, che carino. E a parte questo, vediamo chi è che mi scrive. Che palle, non mi piace starmi con le mani in mano. Ho riflettuto un po' su cosa fare a proposito della squadra di atletica. Ho capito che non sono il tipo da venirsi fuori con piani o soluzioni geniali. Quindi agirò nell'unico modo che conosco. Puoi venire con me. Il mio rapporto si rafforzerà. A che punto siamo io e te, Ryuji? Al 7, ok. Beh, volendo potrei farlo. Però scusami, ma devo cercare un bullo prima. Ah, ma guarda chi è che è appena apparsa. Ciao. Ah. Cosa c'è? Ero così presa dal libro che non ti ho notato. Oh, quasi dimenticavo, ho una riunione del consiglio studentesco. Abbiamo finito allora? Ok, a presto. Cosa stai leggendo, tra l'altro? Credo sia un manga di spionaggio. Mi stavi seguendo, eh? E se io scappo? Ricordi quel bersaglio nel Memento, la mente dietro a quegli atti di bullismo? Se il bersaglio è uno studente della Shujin potrebbe essere in zona, meglio cercare informazioni. Esatto, ecco perché siamo usciti. Forse loro ne sanno qualcosa? Ne sei proprio sicuro? Dubito che tu voglia che diffonda questo video di te che rubi. E va bene, basta che la smetti di farmi dissanguare la gente, Sakoda. Ehi, hai fatto tutto da solo. Vuoi proprio che mostri il video ai tuoi prof, eh? Takanashi-kun? Un'altra parola lo farò debuttare in tutto il mondo. I nastri di Yoshimori e Sakoda saranno un successo. Ma se sei stato tu a costringermi, maledizione. Perciò un bastardo peggiore stava tirando i fili fin dall'inizio. Dobbiamo intervenire. Adesso abbiamo il nome del bersaglio, perfetto. Ne parleremo al ritrovo la prossima volta. Ora rimane da pensare se fare Han ancora... oppure Ryuji. Ryuji siamo quasi al 10 volendo. E portando Ryuji al 10 avremo già un bel bonus di danni. Meglio fare Han però. Meglio iniziare a pensare anche a lei. Mi piacerebbe davvero andare a vedere come sta Shio. Pensi di avere un po' di tempo per parlare prima che io la veda? Potremmo vederci ora se per te va bene. Sento di potermi avvicinare. Ok, sento che presto il mio legame si rafforzerà. Cosa ne pensi? Hai intenzione di passare del tempo con Lady Han? Andiamo a trovarla. Sei un eroe. Sono un ladro. Non ho davvero idea del regalo che dovrei prendere a Shio. Ti aspetta a Shibuya. Ok, Han, arrivo. Pam 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 pam. Ehi, notizia fantastica! La crepe con la panna doppia di quella famosa creperia è a metà prezzo.
Oh, ma probabilmente non mi lascerebbero entrare in ospedale con una crepe in mano. Ne ho proprio voglia, però. Pensi che anche Shio potrebbe averne voglia? Penso che in questo momento in ospedale non sia proprio il momento, lascia stare, va. Giusto. Devo controllarmi, anche se a metà prezzo. Potresti prenderla per te. E poi, forse oggi Shio è impegnata con la riabilitazione. È probabile che non possa mangiarla. Ah già, dimenticavo. Shio ha iniziato la riabilitazione, e persino prima del previsto. Credo che sia perché le ho parlato del mio desiderio di diventare più forte. Quindi state combattendo l'una contro l'altra. Mi ha detto che anche lei voleva iniziare a darsi da fare. Sai, non ho mai assistito alle sue sessioni di riabilitazione. Oh, aspetta un momento. Pam pam pam. Che? Adesso? Accidenti. Che cosa? Scusa, un impegno improvviso. Era la mia agenzia. Una modella non si è presentata a un servizio fotografico per una rivista. Vorrebbero chiudere il più presto, perciò devo andare a sostituirla. È qui vicino però, vuoi venire? Anzi, andiamo dai, ti sfido a chi arriva primo. Ti ricordo che io corro con Morgana in borsa, quindi vinco facile. Ah, proprio qui vicino, in fondo alla strada proprio. Siamo arrivati sul luogo dell'appuntamento. Sembra si stiano mettendo d'accordo su come condurre la sessione. Oh madonna, questa quanto è simpatica, santo cielo. An-senpai, come sono felice di poter lavorare con te oggi. Oh no, ho sbagliato tasto. Ti ho vista la sfilata dell'anno scorso e... ah, quasi piango per l'emozione. Oh, ma non è stato poi così. Non era una sfilata importante. A proposito, io mi chiamo Mika e per favore niente onorifici. Sono più grande, ma tu hai molta più esperienza di me, An-senpai. Va bene, Mika. Che strano non usare onorifici. Onorifici, ho sbagliato. Oh, e tu non usare senpai con me, ok? A ogni modo, piacere di conoscerti. Piacere, An-chan. Sei simpatica. Eh già, potresti darmi qualche consiglio? Tipo sulla tua routine giornaliera, gli esercizi di stretching. Routine? Intendi cose come cantare sotto la doccia? Oh, ti limiti a quello. Allora, cosa mangi di solito? Io ho cercato dappertutto un posto che venda mandorle verdi bio. E poi mi sto davvero stufando della quinoa. Secondo te conviene bollirla in acqua calcarea? Mandorle, dici? Io mangio solo quelle ricoperte di cioccolato. E acqua calcarea? Che marca è? Non l'ho mai sentita. Un po' stupidella, Ann. Tu ti pesi mai? Oh, ma certo, una volta all'anno per la visita medica scolastica. Che cazzo, questa è stupida. Quindi intendi tenere i tuoi segreti tutti per te? Ti capisco, non è facile fidarsi di persone appena conosciute. Non è quello, davvero, io non penso a quelle cose. Non ha nulla a che fare con la fiducia, ti assicuro. Per me fare la modella è più un hobby. Cosa? An-senpai, come puoi dire una cosa del genere? In che senso non ti interessa posare per queste persone? Hai detto qualcosa, An-chan? Un momento, io adoro questa rivista. Stiamo lavorando tutti sodo per realizzare il miglior servizio possibile. Mika-chan, calmati. Non preoccuparti, sappiamo tutti che stai dando il massimo. Falsa schifosa. Voi faticate più di me, eppure sono io quella che deve essere consolata. Un momento. An-chan, la verità è che avevamo convocato entrambe per sostituire una modella che non si è presentata. Vi volevamo entrambe sulla nostra copertina, ma se non sei interessata... Io non... Non preoccupatevi, posso farcela anche da sola. Ho letto le vostre note vedendo qui. Falsa! Come sei cattiva, An-chan. Davvero mi detesti così tanto? Ehi, niente scenate voi due. Tu sei pronta, Mika-chan? Scusaci, An-chan, per oggi non abbiamo bisogno di te. Ti rimborseremo le spese di trasporto, naturalmente, con un piccolo extra per il disturbo. Ma... Gli altri sono andati a realizzare il servizio fotografico. Mamma mia, che stronza. Ho sbagliato tutto. È stata davvero furba. Proprio. Già. E forse ci è riuscita perché sotto sotto non mi interessa poi così tanto fare da modella. E lei l'ha capito subito. Più che altro è stata di una falsità inumana, però vabbè. A ogni modo, ho mandato a monte il lavoro. Tuttavia, il finto pianto di Mika non è sembrato anche a te straordinario. Aveva un certo tocco di classe, sì.
Oh, forse è ciò che manca a me. Piangere per finta, comando. Eppure, credo di essere anch'io piuttosto brava a piangere per finta. Ho una tecnica perfetta. Spiegamela, sentiamo. Ascolta attentamente. La chiave è non piangere per davvero. Perciò si chiama per finta. In ogni caso, credo di poter sfruttare il nostro vantaggio questa mia capacità nel metaverso. Trasformerò il fallimento di oggi in energia positiva per il futuro. Ah, bene. L'importante è che ne hai tratto qualcosa di vantaggioso, Han. Lacrime di coccodrillo, chance di costringere i nemici a essere meno esigenti durante una negoziazione. Le negoziazioni... Io ho visto questa abilità su un video di YouTube, un video stupido tra l'altro... Ma a me non è mai capitato una negoziazione in tutto il gioco, mai, zero, totale, nisba, nada. A proposito del metaverso, mi impegnerò al massimo anche per i ladri fantasma. Adesso però devo andare in ospedale a fare visita a Shio. Grazie per oggi. Buona serata allora. Ciao ciao. Ciao ciao anche a te. Secondo me stasera vediamo i Y. La butto lì, perché se non mi chiama... Da chi posso andare? Allora, chi è che mi scrive? Presumo che siate sulle spine, quindi ecco un aggiornamento, giusto per tenervi informati. Madarame è ancora confinato a letto, non ha detto una sola parola. Mi scuso per non aver potuto fornire informazioni concrete. Allora che cazzo hai scritto a fare? Beh, non è colpa tua, non preoccuparti. Anche se è già giugno. La mostra chiuderà presto. Almeno non sembra che Madarame abbia subito un arresto mentale. Ma non sarà servito a niente se il suo cuore non si risveglia e non ferma quella cazzo di azione legale. È andata così anche quando avevate sconfitto Kamoshida. Più o meno. Sì, Kamoshida si è assentato dalla scuola per un po' di tempo. In ogni caso, non ci sono stati progressi tangibili. Sembra che solo i bersagli stessi siano in grado di capire se si è verificato un risveglio del cuore. È una bella fregatura, ma è così. Dobbiamo sentire da Madarame in persona com'è la situazione. Sì, non c'è davvero nulla che possiamo fare. Proviamo ad aspettare ancora un po'. Sono altri, quanto, 4 giorni? Ah già, hai ancora quell'armatura sporca. Sì, ma la voglio tenere, Morgana. Nessuno mi ha scritto. EY non ha bisogno di me. A sto punto vediamo se, invece... Vuoi chiamare Kawakami? Sentiamo se può venire. Oh, sei tu. Lavoro solo di venerdì e sabato sera. Dovresti chiedermi in quei giorni. Se dovessi finire per lavorare in altri giorni, ti contatterò. Ok, ciao. Venerdì e sabato, eh? Ok, quindi non è rimasto nessuno suo giro. Vado a farmi un giro, ciao. Sei ancora in libertà vigilata, vedi di non scordartelo. Grazie, lo so. E anche stasera, palestra. Vai, dobbiamo allenarci. Pensi di andare in palestra? Costa 2000. Andiamo. Non costa così tanto, Morgana. Pam pam pam. E anche oggi Tapirulan? Cominciamo l'allenamento. Vuoi prendere qualcosa? Sì, la trocca. Vai. Il frullato iperproteico, ne hai 2, lo so. Sono pochi. Vorrei prenderne di più, ma non piove mai. Bene, sei pronto? Assolutamente. Madonna, come corro! Ok, facciamo attenzione al tuo ritmo. Non commettere di nuovo lo stesso errore. Beh, stavolta almeno niente Yanko Pose, dai. Ottimo lavoro, continuiamo così. Sembra che ti sia allenato fisicamente e mentalmente. Quindi, quanti punti? 3 punti HP e 2 punti SP. Però sembra che anche il frullato iperproteico stia dando i suoi frutti. Eh già, 3 punti HP, 2 punti SP. D'accordo, siamo qui da parecchio, torniamo a casa. Eh già, però facciamoci una doccia prima, che puzzi. Porca troia, perché non lo dice? Ok, oggi è giovedì, domani è venerdì, se nessuno mi scrive, Kawakami la chiamiamo. Voglio chiederti una cosa. Perché il prof Kamoshida è cambiato così dall'oggi al domani? Un esame di coscienza? È questa la tua ipotesi? È comunque troppo improvviso. Credo che sia naturale supporre che sia stato causato da qualcosa. Beh, tutto qui. Grazie per la tua opinione, la terrò in considerazione. Grazie anche a te, Makoto, di essermi venuta a parlare. Lo apprezzo. Quanto polline, lo so. E nessuno mi scrive? Incredibile, giornata libera, Morgana. Ryuji? Oh no. Aspetta, domani è venerdì. Quindi domani... Maruki. Visto che tanto non abbiamo nessun altro con cui uscire, direi che Takemi è un'ottima opzione per stasera.
Oggi pomeriggio, in realtà. Come va con le tue allergie? Ho un ottimo farmaco, sai. Una sola dose dovresti essere a posto, in teoria. Allora, cosa ti serve oggi? Vorrei fare un test clinico. Ultimamente sono stata molto occupata con tutti i miei nuovi pazienti, ma cosa? Oh, è già tutto pronto. Senti potermi avvicinare, perfetto, allora andiamo. Allora intenzioni hai? Passare il tempo con lei. Oh, quella signora anziana ha dimenticato qualcosa. Chissà se è ancora qui fuori. Andiamo a vedere. Appa. Grazie cara, è il mio fazzoletto preferito. Ce l'avevo proprio davanti, quindi... Cielo, sei una timidona, eh? Non sono timida. La mia vicina parla bene di te. Dice che le tue medicine sono migliori di quelle degli ospedali. È confortante sapere di avere un medico tanto bravo qui in città. A presto! Vabbè. Ma che cavolo. Sembri infastidita. Sì, grazie a te. Per colpa di quella bambina e di suo padre in città si parla fin troppo di me. Sembra che vadano in giro a dire tutti che preparo farmaci miracolosi. Il numero di pazienti è aumentato drasticamente. Non so cosa diavolo passi per la testa di alcune persone. Ho ricevuto richieste assurde. Ieri, per esempio, un paziente ha richiesto una compressa dal profumo dolce. What? L'altro giorno mi hanno chiesto qualcosa contro il raffreddore. Ah, un farmaco da premio Nobel. Poi hanno chiesto lozioni per pelle e capelli e persino un consulto per un gatto. Accidenti, non sono mica un genio della medicina. Mica tanto, eh? Ma tu sei un genio. No, tutto questo interferisce con lo sviluppo. Voglio solo completare il nuovo farmaco. Sono il flagello, è il mio ruolo. Non sono tagliata per tutto questo. Ti si addice. Staresti proprio bene. Che c'è? Sul serio? Beh, hai diritto alla tua opinione. Ma una dottoressa di quartiere, eh? Un tempo avrei apprezzato questo tipo di professione e di stile di vita, ma adesso... Ah, sì, per quei test clinici. Con tutti quei pazienti serve più tempo per analizzare quei dati, quindi dobbiamo accelerare. Questo è un po' più forte, ma sono sicura che te la caverai. Oh, cacchio. Sento che il mio legame si rafforza. Intanto lei con quel sorriso proprio... ti farà proprio del male. No, dai, lei è carinuccia. Lei ci vuole tanto bene alla fin fine. Sembra che la bambina si riprenderà completamente. Il trattamento funziona bene per lei. Per il momento posso tirare un sospiro di sollievo. Ah, buono. Forse tra poco potrà tornare a scuola. Ottimo, no? Eh già. Cos'è quel sorriso? Sei impaziente per il prossimo test clinico? Va bene, divertiamoci. Oh, cazzo. Il mio coraggio è aumentato. Tanto non serve, però... Meglio di nulla, no? Ok, grazie per l'impegno. Grazie a te invece. Pam, pam. Come sta la mia piccola cavia dopo la dose di richiamo? Forse è stato un po' eccessivo. Ho raddoppiato le dosi e dimezzato il tempo di attivazione. Ma ci siamo quasi, ormai manca poco, me la sento. Avrò bisogno di te ancora per un po', spero che riuscirai a resistere. Qualsiasi cosa per te. Dannazione, io vorrei prendere lei, ve lo giuro, come confidant amoroso, come mia scelta, ma non posso scegliere lei, non di nuovo perlomeno. Wow, quanta devozione, credevo che a questo punto avresti mollato. Non avrei mai potuto desiderare una cavia migliore, troverò un modo per ricompensarti. Se scegliessi te come confidant amoroso, il modo lo troveresti, credimi. Bene, c'è un bel po' da fare. Devo elaborare i dati di oggi al più presto. Vedi di chiamarmi se ti senti male, d'accordo? Stammi bene. Stammi bene anche tu. Quanto mi piace Takemi come personaggio, ma non posso sceglierla come fidanzata. No, non posso farlo. Non posso rifarlo. Chi è che mi scrive? Oh, ma pensa un po' chi ha bisogno di lavoro. Io non ho bisogno di voi però, per ora. Sono ancora abbastanza ricco. Per ora. Sojiro in realtà non ha bisogno di me, come al solito. Iwai non ha ancora bisogno di me. Palestra? Palestra. Sojiro, vado ad allenarmi. Ciao, buona serata anche a te. Sperando che domani Ryuji sia libero. Vuoi andare in palestra? Sì. Pram pam pam.
Domani è venerdì, devo comprare il panino allo yakisoba. Cominciamo l'allenamento. Vuoi prendere qualcosa? Sì, l'ultimo frullato iperproteico. Sono finiti, dannazione. Bene, sei pronto? Minchia. Ah, guarda come corriamo più veloce. Più da ninja. Te la stai cavando bene, fai attenzione, controlla il battito cardiaco. Ottimo lavoro, continuiamo così. Sembra che il tuo allenamento sia andato bene, perfetto. 3 punti più 2 punti, più altri 3 punti, più altri 2 punti. Andiamo a casa, però puzzi, quindi lavati. Pam pam. Domani è venerdì, quindi Maruki, per forza. E Takemi volendo... No, non Takemi. Kawakami possiamo chiamarla. Siamo riusciti a sederci, vuoi leggere qualcosa? Una cosa a caso? Allora, Vogue dovrebbe sbloccarci a Harajuku, ma già la conosciamo. Quindi direi di leggere un libro a caso. Minaccia Madget va benissimo, tanto non lo finiamo neanche di leggere. Esatto, Morgana, non l'ho finito, mi disp. Speriamo che oggi non ci sia interrogazioni. C'è un'interrogazione. Papana. Ah no, forse non mi interroga, mi lascia il tempo libero. Ascoltate, fate silenzio. Cambio di programma per oggi, ripasseremo il materiale della settimana scorsa. Vi suggerisco di stare attenti. Non pensate di battere la fiacca, d'accordo? Non lo tollererò, non si batte la fiacca. Strano, non fa parte del programma. Anche quella storia del battere la fiacca era un po' sospetta. Aspetta un secondo, forse parlava di questo quando ci diceva che avresti potuto saltare le lezioni. Pensavo che ti avrebbe permesso di uscire dall'aula. Beh, direi che non ci possiamo lamentare. Perfetto, questo vuol dire che possiamo fare quello che vogliamo. La Kawakami non si mette l'articolo davanti a un nome. Ci ha gentilmente concesso del tempo libero. Dovremmo farne buon uso. Allora, qual è il piano? Direi di creare degli strumenti. Già che ci siamo. Oh, un'idea fantastica. Attento che non ci veda nessuno. Detto questo, il tempo è limitato. Non potrai essere efficiente come di solito, ma è meglio di niente. Quanti ne posso fare? 3, meglio di niente. Allora, cosa possiamo fare? Il cannone ad aria ne abbiamo 10, il taser 12, lo spray congelante 11. Uno spray congelante e 2 cannoni ad aria. Si sa mai che possa servire tutta sta roba. Quindi, uno spray congelante fatto. Quello era il segnale, allora oggi possiamo battere la fiacca. Già, questo vuol dire che posso farne altri 2, Morgana. Vai di 2 cannoni ad aria. Vuoi farne 2? Ovvio. Papparapapa. E quello dietro di noi, vabbè che sta guardando fuori dalla finestra, però non ci vede che siamo con i cacciaviti, le forbici. Sarà meglio smettere tra poco, sarebbe una scocciatura se qualcuno ci scoprisse, tipo il tizio dietro di noi. Che mi giro anche... Dai, cazzo. Porca troia. Ah, giusto in tempo. Ho sbagliato. Più tardi dovremmo ringraziare Kawakami. Sì, con un messaggino e basta, però. Qualcuno che mi vuole? Che fastidio stare in questa borsa. Vorrei poter portare le diane da qualche parte. Però non puoi perché sei un gatto. Nessuno ha bisogno di me. Maruki, ci sei? Ecco Maruki, Maruki, vieni con me che dobbiamo parlare. Oh, stai andando a casa. Grazie a te la mia ricerca sta andando alla grande. Davvero, mi ha aiutato tanto Star-kun. Tutti questi progressi nella mia ricerca mi hanno tenuto impegnato. Il nostro accordo dovrà aspettare. Parleremo di sicuro più avanti quando avrò un po' di tempo. Infame, io mi sono tenuto libero per te. E tu mi tratti così, eh? Solo quando hai bisogno mi chiami. Ti pensavo diverso, Maruki. Ti pensavo diverso. Oh, ma guarda chi è che ci sta seguendo in modo poco nascosto. Guardala che scappa. Guardala, guardala che sta fuggendo. Dove fuggi? Dove fuggi che di là è chiuso? Non per loro, a quanto pare. È scappata. E sta ritornando, dannazione. Eh certo, se ti seguo io però, tu scappi, eh? Beh, visto che già ci siamo, a questo punto... andiamo a parlare con Anne e vediamo se lei è disposta a uscire. Ehi Annettina, ciao. Vuoi andare da qualche parte? Se hai tempo intendo. Sento di potermi avvicinare, non penso che il mio legame. Oh no, cosa ne pensi? Che non mi serve allora. Oh ok, magari un'altra volta. Eh già, quindi allora mi rimane da andare da Ryuji.
Il gioco me l'ha detto fin dall'inizio, ma io non l'ho ascoltato. Cosa vuoi fare? Vuoi passare il tempo con Ryuji? Esatto. Devo raccontare a Nakaoka e Takeishi cosa ha in mente quello stronzo di un insegnante. La squadra atletica non può rimettersi in piedi senza di loro. Seguimi nel cortile. Ho chiamato Nakaoka e Takeishi per farli incontrare qui. Dirò loro che cosa sta tramando Yamauchi. E se litigano? Allora forse non hai capito. Ho registrato tutto quello che ha detto quel bastardo nel locale. Sono un genio, lo so. Eh già, proprio. A ogni modo, potrei aver bisogno di rinforzi. Puoi restare nei paraggi. Eh già. Cosa vuoi, Sakamoto? Takeishi? Nakaoka, ma che diavolo? Volete picchiarmi in due? Rilassati, voglio soltanto dirvi una cosa. Ascoltate, ecco la verità sulla nuova squadra di atletica. Sarà la rinascita di un gruppo finito nell'abisso della disperazione. Che bella storia. E il bello è che non soltanto Takeishi è ricco, ma sua madre presiede l'associazione dei genitori. Fino ad allora però mi aiuterà a dimostrare agli altri i benefici dell'obbedienza. Deve essere uno scherzo. Yamauchi mi aveva promesso di farmi capitano. È tutto vero. È la voce di Yamauchi, no? E poi le cose sono andate esattamente come ha detto. Ah, Yamauchi ha ragione. Non ho vero talento. Non sono come voi. Ce la mettevo tutta, ma voi eravate sempre davanti a me. Come può avere successo uno come me? Come posso essere fiero di me stesso? Fiero? Mio padre mi dice sempre a tutti quanto è fiero di me. Dice sempre, ho sbagliato. Che come lui otterrò una borsa di studio sportiva. Che seguirò le sue orme, laureandomi anch'io alla Taesi. Così ho dato retta a Yamauchi. Come capitano mi avrebbe scritto una bella lettera di raccomandazione. Quindi ha creduto alle cose che diceva Nakaoka per via di queste stronzate. Stai zitto. Cosa ne sa un teppista come te? Non puoi sapere cosa provo. Nessuno lo sa. Col cavolo che non lo so. Per quanto tempo abbiamo corso insieme, eh? Ne abbiamo passate tante io e te. Sakamoto, per chi vivi la tua vita? Per i tuoi genitori? Per gli insegnanti? Per la società? Forse dovresti smettere di vivere per loro e cercare di vivere solo per te stesso. Credi che si debbano tradire gli altri per poter essere fieri di sé? Beh, io... Se lo credi davvero, ti sbagli di grosso. No. Nakaoka, anche tu sapevi che c'era qualcosa che non andava con Yamauchi, non è vero? Quel bastardo non si è mai interessato all'atletica, no? Ma sei rimasto in silenzio, sapevi che ti stava facendo un torto, ma l'hai lasciato fare. Sì, avevo paura. Senza Yamauchi la squadra non sarebbe rinata, saremmo rimasti degli emarginati. Correrevi manca così tanto. Sai, non è così spaventoso non fare parte di qualcosa. In un certo senso, si è liberi. In realtà mi fa più paura pensare di essere una brutta persona. Un tempo ero come voi, avevo paura di mentire a me stesso. Poi ho incontrato lui e mi sono innamorato. No, non è vero. Non era mia intenzione offendervi, ma è probabile che adesso ce l'abbiate con me. Perciò, se volete picchiarmi, fate pure, sono pronto. In tal caso, se insisti. Orca troia. Ehi, volete farlo davvero? L'hai detto tu, ti stava bene, no? Un momento, fermi! Dovevate proprio colpire così forte. Sai che comincio a sentirmi davvero un po' meglio? Anch'io, credo di potermi finalmente lasciare tutta questa storia alle spalle. Nakaoka, ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa anch'io, vuoi far rinascere la squadra? Sì, cavolo! Hai visto, vero? Quello sì che è stato un atto violento. Tutto è bene. Ciò che finisce bene. No, mi sono sempre preso tanta cura di questo bel faccino e guarda cosa gli è successo. Ma... A ogni modo, probabilmente adesso si sentono molto meglio e non litigheranno più. Grazie. Io non ho fatto nulla, però. Dillo a me, te ne sei stato l'immobile mentre me le davano di santa ragione. Di santa ragione. Parlando seriamente, però, mi sei stato di grande aiuto. Mi hai spronato a essere figo. Era come se stessi facendo uno scatto e tu stessi correndo accanto a me. Figo, ti hanno picchiato. Sei senza pietà. Dimenticati pure delle botte che ho preso, ok? Sento il mio legame si sta rafforzando.
pam, pam. Stoicismo, chance di resistere con un attacco fatale restando 1 HP. Questa abilità ti salva il culo tante di quelle volte che neanche ve lo immaginate. Perfetto, e il rango 8 è arrivato. Beh, torniamo a casa. Mi sanguina la bocca. Mi sa che andremo a mangiare qualcosa da un'altra volta. Eh già. Ci becchiamo. Mi hanno spaccato la mandibola. Che schifo, lo sangue. Pam, pam. Yo, Phoenix, sono io. Grazie per l'aiuto oggi. Ah, cacchio, mi fa ancora male la mascella. Ma è un dolore positivo, sai. Come quello dopo gli allenamenti. Dovranno occuparsi del resto, ma credo che faranno la cosa giusta. Hanno parlato a cuore aperto. Sono un'ottima squadra. Allora, il caso è chiuso, quindi? Lo spero bene. Le cose non sono ritornate come prima, ma ho fatto del mio meglio. Eh già. Ehi, se quei tizi sono intenzionati a farlo, devo giocarmela meglio. Alzerò un po' il ritmo. Vedi di prepararti, ok? Ci si becca. Ciao anche a te. Pam, pam. Vediamo, qualcuno mi scrive stasera? Sembrerebbe di sì, eh? Chi è che mi vuole? Salve padrone, è tutto bene. Oh, ma pensa un po'. Ora che abbiamo la persona giusta, Kawakami, possiamo sentirci. Salve padrone, sono Becky, la tua assistente. Una domanda per te, potresti richiedermi? Ti costerà 5.000 yen, ma ti prometto che ne varrà la pena. Senti di potermi avvicinare. Sento che presto il mio legame si aumenterà. Hai accettato di vedere Kawakami? Chiamiamola. Clink. Cosa, davvero? Mi richiederai? Ok, allora farò in modo di rendere tutto perfetto. Arrivo subito. Da dove abbiamo chiamato, però? Adoro pulire stanze disastrate, sofisticate come questa. Mi fa sentire realizzata. Per te, padrone, mi coprirei volentieri di polvere. Ma il tuo cuore non soffre vedendo una maid tanto carina che si sporca? Oh, decisamente, assolutamente. Oh, padrone, anche se la tua stanza è in disordine, hai un cuore puro. Allora vado avanti e completo l'opera. Ah, oh, ecco fatto. Così può andare, vero? Ho lasciato un po' in disordine, ma manterrò lo stile trasandato. E ora le pulizie sono finite. Ah, bene. Complimenti. Ehi, quello è il mio letto. Ah, sono esausta. Nei giorni feriali non posso fare gli straordinari, quindi dopo la scuola corro subito all'altro lavoro. Nei giorni liberi devo preparare i test a sorpresa e i compiti. Oggi, prima di venire, ho pulito la vasca e portato a spasso il cane. Non ho il tempo per riposare. Ah, a proposito di animali, c'è odore di gatto. Vicino a casa do da mangiare tanti randagi. Io ho un gatto. Mi ha sorpreso che tu abbia chiesto di me. Non pensavo che l'avresti fatto. Non pensavi mica di fare cose strane con me, vero? Non posso certo negarlo. Assolutamente no. No, 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 non si fa. Mettitelo bene in testa. So che sono vestita da maid, ma sono la tua insegnante, quindi niente idee strambe. Questo rende ancora tutto peggio, credimi. Peggio nel senso buono, però. Inoltre, cerco di non legare troppo con gli studenti, quindi... mi servirebbe un pisolino. Scusa, dammi solo 5 minuti. Magari 10. Quando meno te l'aspetti, il tempo si esaurisce. Grazie mille. Oh, ehi, conosci qualche lavoro part-time ben pagato? Sì, se vuoi. Immagino che guadagni abbastanza se puoi permetterti una maid. Beh, in caso, fammi sapere. Hai bisogno di soldi? Beh, per la mia sorellina. È malata e mi servono soldi per le spese mediche. Oh, davvero? Pronto? Sì, ho fatto il bonifico. Non basta, ma è la stessa cifra della settimana scorsa. Io... No, sì, capisco. Ok, a presto. Ha sbagliato numero. Sì, come no. Ehi, scusa se te lo chiedo all'improvviso, ma... Avresti per caso 100.000 yen da prestarmi? Aspetta, lascia stare. Dovere dei soldi a un mio studente sarebbe terribile. Ehi, anche se hai i soldi, fa sempre attenzione a come li spendi. Non dovresti sprecarli per un servizio come questo. Ma l'ho fatto per te io.
Ho bisogno di soldi, quindi ti sono grata per avermi richiesto. Però sei un mio studente e se ti lascerai coinvolgere troppo, le cose diventeranno complicate. Ti ho avvertito, il resto è la tua responsabilità. In fondo sei un liceale. Sento di essermi avvicinato. Rango 2. Che non otteniamo nulla, però meglio di nulla. Nonostante tutto, Kawakami è importante farla perché appunto ci dà abilità come quella di non fare niente a scuola o aumentare quel non fare niente. Per ora non vi faccio spoiler, però è molto utile. Ne mancano 3. Beh, ci vediamo, padrone. Ciao, buona serata. Kawakami se n'è andata. Pam 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 pam. Oh, è il padrone. Grazie per aver usufruito dei nostri servizi oggi. Vorrei aiutarti molto di più con le pulizie. Che ne dici, padrone? È una vendita aggressiva questa? Cosa? No, volevo solo sentire la tua voce, padrone. No, hai capito bene. Devo ancora raggiungere la quota settimanale. Scusa. Deformazione professionale. Professionale un paio di palle. Ok, questa storia mi sta facendo impazzire, quindi preferisco smettere di parlare di soldi. Cavolo, arriva il capo. Spero che chiederai di nuovo dei miei servizi. Ciao ciao. Com'è andata? Bene. Click. E oggi è sabato. Oh, non ho preso il panino allo yakisoba ieri. Vabbè, sti cazzi. Ultimamente si è fatto umido, eh. Eh già, Maruki. Umido ma non piove. Ma è in questi momenti che dovete affrontare la depressione. Non fatevi influenzare dal tempo. Beh, l'idea era quella almeno. Poi dei poliziotti mi hanno fermato per farmi delle domande. Ho davvero un aspetto così strano? No. Oh, ma a proposito di aspetto, vi è mai capitato di vedere una persona carina e decidere che doveva per forza essere gentile? Minchia. È un processo cognitivo del tutto normale, ma non sempre accurato. Ha anche un nome. Qualche idea, Star-kun? Perché sempre a me? Quale pensi che sia il nome di questo fenomeno? L'effetto alone. Giusto, mi sorprende che tu sappia la risposta. Vi lasciate distrarre dalle qualità superficiali, alterando la percezione generale di quella persona. A quel punto diventa difficile dare un giudizio oggettivo. Come quel tipo è silenzioso, quindi deve essere pericoloso, una cosa del genere. È lo stesso errore che ha fatto Mishima l'altra volta da Rajuku ed è quello che ha fatto la stronza con Ann l'altra volta. Effetto alone, tutto richiamato. Pam pam paraparam pam. L'effetto alone non è del tutto negativo, ma vi consiglio di dare modo alle persone di definirsi da sole invece di saltare subito alle conclusioni. Vero Mishima? In fondo, sarebbe un peccato se per dei pregiudizi non notaste il lato migliore di una persona, giusto? Ci sono persone orribili che all'esterno sembrano a posto, ma Lady Anne sembra perfetta ed è perfetta. Chissà se Lady Anne sente in questo momento quello che dice Morgana. Mamma mia, quanto sei simp. Piove! Piove. L'influenza delle condizioni meteorologiche sulle persone si ripercuote nel memento. E non mi ha scritto nessuno, perfetto. Vediamo se oggi vendo il frullato iperproteico. E vai. Non so se è perché una volta al mese o perché piove. Però per fortuna l'abbiamo preso, dai. Allora, manca un giorno e ho la possibilità di andare in giro con qualcuno. Anna, sei disponibile a uscire oggi? Sembrerebbe proprio di no, peccato. Ah, guardate. Allora, adesso non so se è una casualità ogni volta che piove, ma il Melon Pan è quell'oggetto che vi raccontavo l'altra volta che è fantastico. Per 1000 yen abbiamo praticamente un refill, un revive con tutti gli HP. Perfetto, e poi c'è il sandwich inzuppato perché piove. A Yongen non c'è nessuno, quindi a questo punto rimane solo Ryuji. Ryuji, sei libero questa volta? Che palle. Ehi, vorrei parlarti di una cosa. Ha a che fare con la squadra di atletica. Hai tempo e voglia? Certo, come no. Ho sempre tempo per te, io, Ryuji. Sei la mia salvezza. Sto morendo di fame. Mangiamolo del Monja mentre parliamo. Offro io. Va bene, finché offri. Vabbè, potevo fare anch'io, eh. Minchia, quanto avete mangiato? Sono strapieno. Buono, eh? Oggi offro io, ma non farci l'abitudine, perché sei povero. Aspetta, dove è finito il mio portafoglio? Ah, vabbè.
Quindi? Oh, a proposito, ho ricevuto un messaggio da Takeishi. Dice che la squadra vuole scaricare Yamauchi e che cominceranno ad allenarsi da soli. Proveranno a far riassumere il vecchio allenatore, il predecessore di Kamoshida. A quanto pare, finalmente hanno deciso di andare per la loro strada. E quindi sei soddisfatto ora? Credo di sì. Però... Oh, e mi hanno chiesto di tornare in squadra. Non farlo, sarebbe controproducente. Non avevo intenzione, infatti. Mi è pesato, ma quello non è più il mio mondo, anche perché è il ginocchio un po' rotto, quindi... Quando sei arrivato alla Shujin, si dicevano tante cose sul tuo conto, ma tu non ti sei scomposto. Hai fatto quello che sembrava figo a te, fregandotene del giudizio degli altri. Secondo me è per questo che la gente è attratta da te. Il tuo posto è dovunque decidi di stare. Esatto, hai proprio ragione. Cazzo quanto sei figo! Sai, prima di conoscerti, mi raccontavo un sacco di balle sul perché non riuscissi ad integrarmi. Era sempre colpa di qualcun altro, Kamoshida, la squadra, cavolo, persino di mio padre. Che sfigato che ero, ma no dai. Ma ora ho capito che, se sono me stesso, ci sarà sempre un posto in cui mi sento a casa. Non sarà lo stesso posto di prima, ma è figo ugualmente. E sono felice di averlo trovato. Sono proprio d'accordo, sono proprio felice di te. Ehi, non preoccuparti, di sicuro c'è un posto anche per te. Proprio accanto a me, o chissà, forse davanti a me, qualcosa del genere. Beh, sono il tuo capo. Rango 9, Ryuji. Pam, pam. Baluardo. Chance di proteggere Joker da un attacco fatale. Eh già. Baluardo unito a stoicismo è molto utile. Ma non smetterò di allenarmi, posso migliorare ancora molto. Un giorno correrò così veloce che non riuscirei neanche a vedermi. Vabbè. Se non riuscirei a vedermi, come saprai che sto correndo così veloce da non potermi vedere? Boh, vabbè. Abbiamo parlato anche troppo. Abbiamo finito i Monja. Grigliamo qualcosa, qualche stuzzicadenti. Proprio perché tanto. Torniamo a casa. Ehi, senti un po'. Mi ha appena chiamato Nakaoka per dirmi che la squadra d'atletica sarà ufficialmente ripristinata. A quanto pare per ora Yamauchi sarà l'allenatore, ma va bene così, sembra che sia sotto controllo. Meglio tenerli d'occhio però. Ma no, non posso nemmeno arrivare al mio livello. In più mi allenerò come un matto, voglio battere il mio vecchio record dei tempi d'oro. Con il ginocchio rotto? Ma sì, lasciamo che la squadra d'atletica se la sbrighi da sola, d'ora in poi toccherà a loro. Non abbasserò la guardia ora, non perderò contro di loro. Ok, vado a fare un'altra corsetta, vai così. Piove però, sì, vai così Ryuji. Vai con Dio Ryuji. Pam, 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 pam. Kaka. Qualcuno che mi scrive, chi è che mi vuole? La mostra finisce domani, il cuore di Madarame dovrebbe essersi risvegliato ormai, no? Andrà tutto bene, per ora nessuno ci ha accusato di nulla, no? O forse aspetterà che la mostra finisca per muovere accuse. E se qualcuno ci contatta domani, che facciamo? Chiediamo a Yusuke, è ancora da Madarame, no? Oh, giusto, dov'è Yusuke? Mi chiedo se sia sicuro che rimanga con lui. Scusate se mi faccio sentire in ritardo. Domani di sicuro qualcosa succederà. Madarame è al telefono in questo istante. Che significa qualcosa? Credo voglia fare un annuncio ai media. Non ha parlato di accuse. Dobbiamo soltanto aspettare, quindi. Vediamoci a Shibuya domani. Ok, a domani. Domani la mostra finalmente finisce. Di sicuro anche stavolta andrà tutto bene. Speriamo. Chi è che mi vuole? Io e tante calorie per te. Penso che andrò da lui però. Anche se però in realtà andare da lei mi sbloccherebbe prima i bonus. Però lui effettivamente mi chiama molto in là col tempo, quindi è meglio iniziare da lui. Vabbè, andiamo a lasciare giù la roba, Morgana.